Ma come devo commentare? Sono arrabbiato per non dire altro, cioè, come fa a non essere arrabbiato? Insomma, in una situazione del genere si va a casa con 0 punti, sono molto nervoso perché non è possibile che veniamo a casa fuori con 0 punti in una partita così, una partita che nel secondo tempo un in meno abbiamo secondo me dominato sotto il piano del gioco, abbiamo fatto un miracolo in quello che era riprendere questa partita. Secondo me, se durava un altro po', la potevamo anche, se stavamo e non facevamo quell'errore lì, potevamo anche pensare di vincere. L'impressione era questa, l'impressione che stavamo veramente andando oltre il limite ed ero molto, molto tranquillo perché la squadra stava. Però prendere un gol del genere al 94esimo, quando invece di essere attenti abbiamo fatto un errore clamoroso, allora mi dà fastidio perché al di là che è positiva per me la prestazione, ma non c'entra. Io stasera volevamo i punti. Abbiamo fatto un errore al 94esimo che non mi è piaciuto. Questo purtroppo ci fa andare via con un malumore. Purtroppo oggi la partita è stata condizionata anche secondo me da alcune decisioni estreme, cioè tante ammonizioni. Noi abbiamo subito 10 falli i primi 10 minuti, mai un'ammonizione, poi a un certo punto 3-4 ammonizioni di fila a noi, poi secondo tempo è inevitabile che rimani in 10. Poteva essere gestita meglio anche la situazione dei cartellini, quindi siamo stati molto penalizzati oggi, secondo me. Non sono assolutamente d'accordo su quest'analisi, è una mia opinione, ovviamente. Non sono d'accordo perché non è andata così. Il gioco non si vede nelle parate che fa il portiere. Il gioco si analizza su tanti altri aspetti, su quanto è grande l'indice di pericolosità di una squadra. Se poi sbagli l'ultimo passaggio e sbagli il passaggio finale per poi andare a fare gol, quello significa che è un'occasione da gol, eh. Guardiamo solo i pali o le parate del portiere. Io credo che alla lunga, se analizziamo l'indice di pericolosità della serata, noi siamo stati molto più pericolosi. E poi andrò a rivedere la partita. Ovviamente questa è una mia idea dal campo, considerando che eravamo un in meno. Un in meno, noi comunque abbiamo avuto delle situazioni che se l'avessimo sfruttate meglio, e vi parlo sempre nella zona della tre quarti, invece di portare a fare tanti tocchi, ma di servire nei tempi giusti alcuni giocatori, avremmo sicuramente creato molte più possibilità di andare a rete. Quindi io analizzo la partita nella totalità. Molto probabilmente abbiamo tirato meno nello specchio della porta rispetto a sabato. Ma era una partita diversa, dove loro si sono chiusi lì, loro hanno fatto un tiro in porta al primo tempo, regalato da noi, tra l'altro, un errore nostro in uscita, che gli ha regalato il gol. Era una partita che doveva andare su quel binario lì, l'1-1, ed era giusto, considerando che in 10 avevamo fatto un miracolo. Un miracolo aver ripreso una partita così, mi dà fastidio, ecco, andare a casa con... Ma non credo che ci siano due passi indietro, credo che... Forse abbiamo fatto fare meno parata al portiere, abbiamo gonfiato meno la rete, ma comunque la squadra mi è piaciuta. La squadra nel secondo tempo mi è piaciuta. Mister Luigi Di Marzio, il centro, io parlando di una situazione ad armi pari, quindi ti parlo del primo tempo,
quello che tu hai detto è giusto, comunque è una beffa, sei molto arrabbiato, ok, però io ho avuto la sensazione che la tua squadra ha avuto grandissime doti nel palleggio fino alla tre quarti, una squadra che però non riesce a sfondare in avanti. Tu credi che sia stato un problema episodico, quindi legato a questa partita, o legato comunque a un problema strutturale di questa rosa che fondamentalmente non ha uno stoccatore in avanti, calcolando che Magnero è entrato a 20 minuti dalla fine? Ecco, volevo da te un commento su questa, su questo mio pensiero. Ma no, sicuramente se siamo arrivati bene nella tre quarti, molto probabilmente qualche cosa non ha funzionato negli ultimi metri. Però consideriamo che abbiamo avuto una palla clamorosa con Pucciarelli, e quella è palla gol, salvata sulla linea lì, che è quella la sbagliata, quella è un'occasione da gol, almeno quello che mi ricordavo. Poi altre situazioni con palla sui vertici che non abbiamo dato a Zappa, non abbiamo dato a Memusciai, che potevano essere molto più pericolose, ma al di là di chi giocava in avanti, i movimenti sono gli stessi. Io credo molto che Galano possa fare la prima punta, credo molto che Pucciarelli può fare quel ruolo, così come poi è entrato Maniero e l'ha fatto lui. Quindi lo stoccatore, sì, in base alle caratteristiche non cambia lo sviluppo del gioco. Sicuramente possiamo fare meglio, quello è inevitabile. Se arrivi tante volte lì nella tre quarti, poi nell'ultimo passaggio sbagli la scelta, è normale che poi stai qui a recriminare una partita, un'ennesima partita non meritata, persa. Sì, Nicola, ciao, buonasera. Io volevo chiederti una cosa in merito. Hai parlato dell'arbitro per quanto riguarda la gestione dei cartellini. In presa diretta a me è sembrata la posizione di Vido sul gol 1 di Toddi utile, il fuorigioco è anche influente, perché comunque è stato per non aver fatto con il pallone, non so se ci ha fatto caso. Ma io mi riferivo anche a quello, è stato condizionato da queste scelte, la partita, abbiamo preso espulsioni, ammonizioni e gol in fuorigioco. Quindi oggi non posso dire che le scelte dell'arbitro siano state molto corrette, può sbagliare pure lui, ha sbagliato e purtroppo quando uno sbaglia a volte ne paghi le conseguenze, a volte ti va bene, a volte ti va male, possono sbagliare tutti, quindi anche loro sono in fase di rodaggio. Io ovviamente analizzo sempre la partita a 360 gradi, nella gestione dei cartellini poteva secondo me amministrarli meglio per non rovinare poi una partita. Ma cosa mi cambia se gli vado a chiedere sta roba? Ho perso la partita. A me non mi cambia niente, perché poi gli arbitri... Sì, è una cosa... loro sì, però il problema è che noi andiamo a casa con 0 punti e loro continueranno ad arbitrare. Ci sarà chi giudicherà quest'arbitro nelle varie sedi e lui avrà il suo voto, avrà la sua classifica... Sì, no, non ho chiesto, ma tanto non ti rispondono, cioè è inutile. Tu puoi andare a chiedere all'arbitro quello che vuoi, tanto ti considerano sempre un nemico. Se tu vai, gli dici le cose, un altro po' ti dicono di stare zitto, e quindi si fa fatica. Una volta che hanno fischiato, devi accettare e devi andare avanti. Quindi noi, una volta che lui non l'ha vista, finita la partita, ho perso la partita. Andiamo a casa, fuori gioco no, ripeto, saranno giudicati dagli esperti del loro campo, adesso è inutile andargliela a chiedere. Senti Nicola, buonasera Massimo Profeta, siamo in diretta insieme con Maurizio Tacchi e il tuo amico Fabio Ferraresi. Sicuramente la squadra è rimasta aggrappata alla partita, questo è poco ma sicuro, è stata un'autentica beffa, tra l'altro da sottolineare ancora una volta la condizione fisica, perché in 10 uomini per 30 minuti, 35 minuti recupero compreso, la squadra ha tenuto bene, benissimo il campo, no? Secondo me abbiamo dominato, forse ho visto un'altra partita io, però secondo me abbiamo proprio dominato. In 10 abbiamo
cioè, secondo me. No, ma io parlavo di squadra, condizione in campo fisica, era... Nicola, di condizione. Sì, dico, abbiamo dominato, quindi, secondo me, su tanti aspetti, sulle seconde palle, sembravamo noi in più di loro. Perché leggevamo bene, stavamo bene, siamo venuti fuori, i cambi che comunque sono entrati hanno dato capacità, ma io quello volevo. Il mio obiettivo era di vincere la partita nel corso dei 90 minuti. Secondo tempo sapevo che avremmo dominato, aver preso quel gol al primo tempo ci ha un pochettino destabilizzato, in più anche l'espulsione, perché l'espulsione ci ha tagliato un po' le gambe. Io sono convinto che avremmo visto un'altra partita senza l'espulsione, ma poi dall'altra parte sono contento perché, come dici tu, la squadra ha reagito bene, ha fatto, è vero che poi devi lasciare anche il contropiede, ma ho visto uno spirito giusto, c'erano quattro attaccanti in campo, forse cinque per caratteristiche, quindi cinque giocatori offensivi in campo con uno in meno, e ho avuto delle belle risposte. Calcio che voglio vedere è quello, ovviamente oggi sono rammaricato perché non meritavamo di perderla, ma almeno di pareggiare. Io faccio allenatore, ho due occhi, guardo, e quello che penso sia giusto per la squadra faccio. Io non sto a guardare i nomi, cioè, per me Božinov è un giocatore del Pescara come Maniero, come Pavone, come tutti. E oggi io non è che guardo a quello che è il passato di un giocatore, io guardo sempre a quello che è oggi. Quindi se in quell'occasione ho pensato Maniero, perché dentro di me la riflessione è stata che Maniero mi poteva dare una mano sulle palle alte, per esempio, anche su qualche cross. Invece Bojo è uno che sa giocare più incontro, quindi non avendo la possibilità di utilizzare un'altra punta, ho preferito spostare Galano e Pavone sulle fasce e avere una punta fisica lì per i traversoni, per la palla lunga. Quella è stata la riflessione, ma non c'entra niente perché non lo faccio giocare, se sta bene o sta bene. Per me stanno tutti bene, sono tutti a disposizione, e poi durante la partita, in base a quelle che sono le esigenze, io scelgo.